mettiamo in campo tutte le possibili azioni assieme all'assessore De Jesu, all'intera giunta Manfredi, ma il problema maggiore è che i cittadini devono rispettare le regole, quindi sia i motociclisti che gli automobilisti, senza questo non otterremo nulla. Con le nuove bande rumorose e luminose in prossimità degli attraversamenti pedonali, il Comune di Napoli è impegnato su più fronti per migliorare la sicurezza stradale in città. Questa mattina su via Caracciolo, nel tratto compreso tra via San Nazaro e piazza Vittoria, è partita l'installazione dei rallentatori acustici che serviranno a ridurre la velocità dei mezzi in transito. Come Comune stiamo facendo il possibile, quindi partiamo dalle bande rumorose e dalle bande luminose, quindi sia con segnali luminosi che con segnali rumorosi, cioè questo rumore che avvertono gli automobilisti o motociclisti passando, sanno che stanno per arrivare a delle strisce pedonali. Le metteremo in tutti i punti critici di via Caracciolo, ma anche di altre strade dove necessario. Ci sarà una seconda fase con i passaggi pedonali sopraelevati, che però richiedono autorizzazione della prefettura perché danno possibili fastidi sia alle ambulanze che ai mezzi di sicurezza. In una terza fase installeremo anche autovelox fissi con multa automatica d'immagine che richiede un'autorizzazione addirittura ministeriale. Si tratta di barre acustiche realizzate in materiale termoplastico che vibrano al passaggio dei veicoli e sono state sistemate a monte dei quattro attraversamenti pedonali sulle tre corsie aperte al traffico. Su via Caracciolo saranno complessivamente 43 le batterie di segnalatori installate, altre 9 verranno posizionate su Viale Dorn. Questa azione si affianca all'altra che è partito già da parecchi giorni, di rimettere a posto tutte le strisce pedonali partendo da quelle nelle zone delle scuole. Abbiamo un archivio GIS di tutte le strisce pedonali. Ci sono 4 squadre della ANM che stanno svolgendo questa attività. Come cittadini hanno visto spesso anche di notte, anzi tutte le notti, per non intralciare il traffico. Quindi daremo maggiore sicurezza anche nelle zone delle scuole, poi gradualmente su tutti i 1200 km di rete stradale che ha Città di Napoli.